stato caloroso l'incontro tra Papa Francesco e disabili ospitati nel centro romano Santa Maria della Provvidenza della Fondazione Don Gnocchi. A loro ha scelto di lavare i piedi nella messa in cena Domini del Giovedì Santo che ha aperto il Triduo Pasquale. Una cerimonia intensa e piena di significato e il Papa nell'omelia ha spiegato il senso del gesto che Gesù ha scelto come congedo. Lui è Dio e si è fatto servo, servitore nostro. E questa è l'eredità. Anche voi dovete essere servitori gli uni degli altri. E lui ha fatto questa strada per amore. Anche voi dovete amarci, essere servitori e nell'amore. Questa è l'eredità che ci lascia Gesù. Gesto di congedo ma anche simbolico. Erano i servi a lavare i piedi di chi pranzava in casa e Gesù ha compiuto un gesto umile per mettersi a disposizione degli altri, come dovremmo fare noi ogni giorno. Le frasi del Papa sono risuonate forti in un luogo dove la dedizione e il servizio all'altro sono la regola del vivere quotidiano. Papa Francesco ha lavato i piedi a 12 disabili con storie ed età diverse, di etnia e confessioni differenti. Tutti sono però accomunati dalla sofferenza presente nella loro vita e dalla carezza che il Papa ha riservato loro. Servitori sono anche i sacerdoti che nella Basilica di San Pietro hanno rinnovato le promesse fatte al momento dell'ordinazione nel corso della messa crismale nella quale Papa Francesco ha benedetto gli oli degli infermi, dei catecumeni e il crisma. Il sacerdote è il più povero degli uomini se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà. È il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico. Il più stolto degli uomini, se Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più indefesso dei cristiani, se il buon pastore non lo fortifica in mezzo al gregge. L'omelia è stata tutta incentrata sulla gioia dell'essere sacerdote, eco dell'unzione che nel profondo, aggiunto il pontefice, rimane intatta come la brace di un ceppo bruciato sotto le ceneri. È una gioia che ci unge, non che ci rende untuosi, sontuosi o presuntuosi. È una gioia incorrottibile, è una gioia missionaria che si irradia a tutti e attira tutti, cominciando alla rovescia, dai più lontani. Una gioia custodita nella povertà, fedeltà e obbedienza che rende, aggiunto il pontefice, la Chiesa viva, una casa dalle porte aperte, rifugio per i malati, focolare per quanti vivono in strada. Infine la preghiera per i nuovi ordinati, pronti a mangiarsi il mondo, e per i preti anziani, che vivano nella consapevolezza di avere un tesoro incorruttibile in un vaso di creta. La loro, ha concluso Papa Francesco, è la gioia della croce.